Noi come associazione Kenzo Bellotti siamo contenti di donare queste uova alla CIS. Vogliamo ringraziare innanzitutto il bar Matisse e il signor Italo Meneveri per questa donazione. È il secondo anno che noi abbiamo pensato di fare questo gesto, perché comunque i bambini hanno la priorità su tutto e soprattutto durante le feste i bambini devono essere i primi ad avere qualcosa. Grazie alla generosità di questi sponsor, 50 uova di Pasqua sono state donate al CIS. In più comunque verranno poi aiutati 15 bambini. Il CIS è sempre vicino a queste associazioni fornendo il supporto attraverso le nostre operatrici per individuare le famiglie bisognose. E invitiamo, approfitto dell'occasione per invitare altre associazioni che volessero appoggiarsi al CIS per queste iniziative di farlo, e noi siamo sempre, sempre disponibili. Purtroppo scopriamo anche la realtà che a volte è un po' sconosciuta anche nel nostro territorio, a Domegna e nel Cusio. È sconosciuta per la maggior parte delle persone. Per chi lavora tutti i giorni, come le persone che sono alle dipendenze del CISE e che quindi quotidianamente incontrano le persone disagiate, i bambini, i minori, gli anziani, è una realtà purtroppo triste ed è presente nella nostra città. Queste iniziative di solidarietà per noi sono un grandissimo aiuto perché ci permettono di venire incontro, soprattutto in questo caso ai bambini. E l'uovo con la sorpresa non potrà che farli felici. Ricordo che ci sono altre iniziative in corso. Sabato, sempre la Kenzio Bellotti, sotto i portici del municipio, farà una vendita di camelie, come già è stata fatta anche l'anno scorso, che ha avuto un grosso successo. E quindi ci auspichiamo che anche quest'anno la cittadinanza risponderà sempre molto presente. Un'altra iniziativa che abbiamo battezzato, diciamo, da poco, è quella di chiedere supporto alle aziende che hanno computer che non sono magari più adatti alle loro esigenze, di poterli mettere a disposizione dei tanti bambini che sono a casa e che stanno lottando con la DAD.